L'Amatoriale Le Castella vince 3-1 a Caccuri e, approfittando del pareggio della Polisportiva Palermiti nella trasferta di Sersale 1-1 e della sconfitta inopinata dello Sporting Crotone in casa contro la Maroni, resta da sola in testa la classifica con 9 punti. Quindi una giornata, la terza del girone C di seconda categoria, appunto favorevole alla squadra crotonese che con i gol di Astorino, Papaleo e sul finale di Virelli dopo il 2-1 di De Falco per il Caccuri vince questa importante partita, costringe alla seconda sconfitta casalinga consecutiva il Caccuri dopo quella della prima giornata con il Palermiti e quindi conferma le ambizioni di poter aspirare ad un campionato importante. Dicevamo del pareggio di sabato tra la Sersalese e la Polisportiva Palermiti, una partita importante giocata al Ferrarizzi di Sersale, un campo che conosce ben altre categorie, ha visto in vantaggio la squadra di casa con Gulli e poi Nisticuore sul finire del primo tempo ha pareggiato per la Polisportiva Palermiti, che rimane, come dicevamo, in seconda posizione a 7 punti e ha raggiunto in questo caso dal Petronà, un Petronà che è andato a vincere per 2-1 anche in questo caso nell'anticipo di sabato a Squillace contro la Squillace. Sono serviti due gol di Brizzi per la squadra ospite e non è bastato il gol all'80esimo di Stagliano per ripristinare il pareggio. Sul resto della giornata segnaliamo la vittoria dell'Academy Girifalco 2-1 contro il Torre Melissa, deve recuperare l'iniziale svantaggio di Zumpano la squadra di Girifalco e poi con Bonella e Domenico Conidi ribalta la situazione nel secondo tempo e conquista i 3 punti importantissimi. Vince anche la Nuova Valle 2-0 contro il Real Cropoli e vince seccamente il Real Cotronei 6-1 contro il Real Janò. Quindi una classifica che si è abbastanza delineata, dicevamo, con queste squadre che sono racchiuse nello spazio, appunto siamo ancora alla terza giornata, di pochi punti. In coda restano Skillation, Real Janò, Sporting Caccuri, Real Cropoli e Torre Melissa che hanno un solo punto, tutte le altre a partire dai 3 punti della Nuova Valle ai 9 punti appunto della Amatoriale Le Castella sono distaccate proprio dallo spazio di 2 partite.